Sindaco Sir Filippi, è stata mantenuta la promessa, vi apre la passeggiata in Sassonia e così turisti e cittadini potranno fruire di questo spazio che torna a essere a disposizione pubblica. Sì, un impegno che ci siamo presi e che abbiamo rispettato, ovvero da ieri sera abbiamo riaperto la passeggiata della Sassonia. E prima purtroppo le persone camminavano in mezzo alla strada su Viale Adriatico. Ci siamo riusciti grazie all'impegno dell'assessore Ilari, di tutti gli uffici e delle ditte, e devo dire che abbiamo anche chiesto dei lavori di miglioramento, come ad esempio il Levocel per consentire l'accesso nella terrazza lungo il mare, quindi degli impegni che ci siamo presi anche verso gli operatori, i commercianti e le attività economiche e che abbiamo portato avanti. Assessore Ilari, un impegno importante per far sì che questo obiettivo venisse raggiunto, ma soprattutto affinché venisse messo in sicurezza questo tratto e potesse tornare per una totale fruizione da parte di cittadini e turisti. Sì, un grande sforzo sia dell'azienda che ha in carico i lavori, un grande sforzo degli uffici comunali. Abbiamo reso la passeggiata fruibile, modificando parzialmente chiaramente quello che avevamo ereditato per permettere il passaggio con le carrozzine e le persone portatrici di handicap arrivare fino al palco. Siamo riusciti a riaprire in tempi record anche grazie a un grande sforzo delle aziende che hanno collaborato con il comune. Abbiamo installato un'illuminazione che poi verrà rivista dopo la chiusura e quindi la riapertura del cantiere per fare sì che si arrechi meno danno possibile alle aziende che lavorano nella zona e soprattutto agli utenti che fruiscono del luogo. Va detto altresì che il cantiere assolutamente verrà fermato, non è un'inaugurazione, non è finito il lavoro, lo riprenderemo a settembre dopo la fine della stagione balneare.